Focus. Finestra aperta sul territorio. Un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu. Bentrovati all'ascolto, cari amiche e cari amici, da Denise Arcieri. Domenica 16 giugno si è conclusa la 15ª edizione di A Tutto Volume, dove noi abbiamo intervistato e incontrato Massimo Polidoro, autore di Sherlock Holmes e l'arte del ragionamento. Ascoltiamolo. Massimo Polidoro, Sherlock Holmes e l'arte del ragionamento, indagine nell'universo della mente. Il celebre investigatore diventa punto di riferimento per riflettere sulla nostra capacità di pensare, per capire anche come funziona la nostra mente. Ci sono inseriti anche tanti temi, dalle trappole mentali al pensiero critico. Partendo però da un presupposto che non siamo solo logica e razionalità, ma anche emotività, ed è possibile trovare un giusto equilibrio, un giusto dialogo. Qual è però il presupposto per farlo? Bisogna essere consapevoli di quello che siamo, quindi conoscere meglio la nostra natura, conoscere come funziona la nostra mente, come funziona il cervello. L'idea di questo libro è proprio quello di avvicinare le persone a questa consapevolezza attraverso uno strumento anche divertente e piacevole come le avventure di Sherlock Holmes. Quindi noi andiamo così a spiare un po' le sue tecniche di indagine, di osservazione, e pian piano iniziamo a capire meglio come funzionano le nostre capacità di osservazione, di ragionamento, come funziona la percezione, la memoria. Ecco, diventare consapevoli, quindi sviluppare poi una sorta di umiltà, no? Di fronte alla possibilità di potersi sbagliare, perché chi pensa di non sbagliare mai, di avere il controllo su tutto, ahimè è il primo che poi finisce per essere ingannato. Tra l'altro questa è una, diciamo, delle regole, la mia preferita, mantenere la mente aperta, però restando umili. Tra le altre 10 regole invece ce n'è un'altra, diciamo, che ci vuoi ricordare? Bisogna sempre evitare di lasciarsi trascinare troppo da quelle che sono le nostre anche convinzioni, pregiudizio di conferme, un po' la tendenza che abbiamo tutti a cercare conferme alle cose che già pensiamo, mentre, come dicevi, no, mantenere una mente aperta, riuscire a essere pronti a cambiare idea è il segreto della capacità di conoscere, di ampliare le proprie capacità anche di ragionamento. Anche di confrontarci con quello che è diverso da noi. Esattamente, la diversità è proprio il cuore della capacità di comprendere e di ampliare le nostre possibilità. E bisogna svilupparlo, perché purtroppo spesso noi siamo portati a diffidare istintivamente di quello che è diverso da noi, che ci sembra diverso da noi, quando poi in realtà scopri che la diversità è solo apparente. Profondamente siamo tutti molto simili, anche se ciascuno di noi è diverso biologicamente, non ci sono due persone che siano identiche, no? Neanche i gemelli lo sono. Ed ecco, capire questo aiuta appunto sempre di più ad apprezzare la diversità. Con Sherlock Holmes però tu in un certo senso hai una sorta di storia d'amore, no? Forse poi man mano è diventata anche guidata dalla ragione. Perché c'è scritto, hai dedicato a lui un podcast di 8 puntate, se non erro. Cosa vuol dire dunque in definitiva allenarci a pensare come questo investigatore? Intanto diventare consapevoli del fatto che non possiamo diventare come Sherlock Holmes, perché è una creatura di fantasia, è un'opera di letteratura e noi siamo esseri umani. E in un'opera di letteratura tu puoi far fare ai tuoi protagonisti qualunque cosa, anche quelle che un essere umano non potrebbe mai fare. A partire dal fatto di essere così razionali sempre, di poter controllare le proprie emozioni a volontà e a piacimento, cosa che ahimè a noi riesce più difficile. E quindi possiamo avvicinarci a certe sue capacità quando è importante, quando vale la pena investire in un ragionamento più attento, più profondo, più meticoloso, su una scelta importante da prendere che riguarda la nostra vita, la vita dei nostri cari. Allora lì non possiamo lasciarci trascinare dalle emozioni, perché rischiamo davvero di fare scelte sbagliate, e lì vale la pena appunto prendersi tutto il tempo necessario per valutare le opzioni e fare la scelta migliore. Prima dicevi capire come funziona bene il nostro cervello, che in realtà utilizziamo tutte le parti del nostro cervello anche quando dormiamo, e quindi non è che non lo utilizziamo tutto il cervello, ma magari dobbiamo sfruttare, diciamo, altre capacità per usarlo meglio. Dobbiamo sfruttare meglio le potenzialità che abbiamo, cioè la capacità di poter magari affrontare problemi, difficoltà, eccetera, in un modo che richiede un approccio diverso, che magari non ci viene naturale, che magari non sappiamo nemmeno che esiste, ma se decidiamo di farlo, allora si tratta di dover studiare, di applicarsi,
ampliare le conoscenze, allora in quel modo, in quel senso, noi sfruttiamo meglio le nostre capacità, le capacità che tutti abbiamo. Chi se ne sta chiuso a guardarsi la televisione o davanti ai video dei social, la sua capacità critica, di analisi, la sta semplicemente mettendo in un cassetto e non la usa, purtroppo. Abbiamo incontrato anche Luciano Canfora, autore di Dizionario Politico Minimo. Ascoltiamolo. Si parla tanto di analfabetismo politico, ma cosa dovrebbe significare sviluppare una seria e attenta riflessione di questo fenomeno nella nostra società? È una parola che io non amo adoperare perché ha un elemento sprezzante, però è una diagnosi che vuole indicare l'effetto ormai prolungato della lontananza dalla politica. Io sono del parere di Aristotele, secondo cui l'uomo è un animale politico, cioè nella politica si riassume tutta la vita morale delle persone. Predicare contro di essa dicendo che è una cosa sporca, è una cosa di imbroglio, eccetera, significa fare il gioco di chi vuole governare persone inconsapevoli. Le parole hanno un peso, spesso oggi vengono banalizzate. Cosa significa riapproparci del significato autentico del linguaggio e farlo con profondità e complessità? È un esercizio che comincia quando uno apre bocca e ha pochi anni di vita e finisce quando uno finisce di vivere. Cioè, la parola ci distingue dagli altri esseri viventi, noi la usiamo senza consapevolezza tante volte. Allora scrivere dei libri sulle parole significa aiutare a usarle meglio. Libertà non significa fare quello che si vuole, ma creare un progetto condiviso con gli altri finché tutti e tutti siamo realmente liberi. Vorrei una sua riflessione su questa cosa, anche perché viviamo in una società eccessivamente condita di individualismo. La libertà, disse un grande rivoluzionario francese, ha la sua regola nella giustizia. Queste due parole sono indivisibili. Ci sono anche movimenti politici nella storia del Novecento che mettevano insieme queste due parole. Non è facilissimo attuarle entrambe, ma bisogna attuarle insieme. Adesso ascolterete l'intervista Francesco Berrino, autore di Fermare il tempo. Fermare il tempo con piccole dosi di cibo e benessere. Fermare il tempo dovrebbe significare tornare ad ascoltarci, a contemplare la dimensione del sentire. Vorrei partire proprio da questo. Come ci rapportiamo a suo avviso oggi con questa dimensione e cosa stiamo sottovalutando? Fermare il tempo è un po' una provocazione, naturalmente. Quello che io intendo è fermare il tempo che passa senza che noi ci accorgiamo di vivere. E abbiamo tutti paura di morire e ci dimentichiamo di vivere. La nostra vita è distratta completamente, distratta dalla televisione, dalla pubblicità, dalle esigenze produttive, da tante cose della vita quotidiana. E invece no, è un invito a fermarsi un attimo, a riflettere che abbiamo una vita interiore, che abbiamo una vita spirituale. E io cerco di aiutare le persone a fermarsi, a respirare e a rendersi conto che non scegliamo noi la nostra vita, non scegliamo noi il nostro cibo, è il cibo che sceglie noi. E allora attiviamo un movimento per la liberazione. A proposito di questa cosa della liberazione, che mi pare che si trovava anche in un altro suo testo, che parlava di rapporto tra cibo per il corpo, cibo per la vita, cibo per l'anima. E quindi lei ci invitava a seguire la via della leggerezza. Che cosa significa essere leggeri per Franco Berrino? Ma sapete, la società in cui viviamo ci vuole infelici perché viviamo nella società dei consumi. E chi è felice non ha bisogno di consumare. Chi si accontenta è contento, ma chi si accontenta non compra. E invece la società di oggi, la società dominata dalla finanza, vuole necessariamente che compriamo, che compriamo, che compriamo, perché si deve aumentare la produttività, si deve aumentare la crescita. Tutti parlano di crescita. Pensate, c'era il professor Monti che diceva: dobbiamo investire di più, Monti, il nostro ex capo del governo, dobbiamo investire di più in sanità, perché la sanità è la più grande industria nazionale, la sanità fa aumentare il PIL, più ci ammaliamo più aumenta il PIL, quindi il nostro governo e la finanza è contenta che ci ammaliamo perché così aumentiamo il PIL, c'è lavoro, c'è produzione, ci sono tante cose. E allora io dico, boicottiamo il PIL e smettiamo di ammalarci.
Nel libro ci guida infatti in un percorso di consapevolezza alimentare. Qual è l'ingrediente principale che non deve mancare in questo percorso? Il libro è la raccolta delle rubriche che ho tenuto per 52 settimane sul Corriere della Sera. Ma diciamo che i primi due capitoli di questi 52, uno si chiama Il cibo dell'uomo e l'altro si chiama Il cibo industriale. E allora il nostro messaggio è: torniamo a mangiare i cibi prodotti dalla natura e non i cibi trasformati dall'industria. Perché i cibi trasformati dall'industria ci fanno ammalare e i cibi naturali invece. Vi ringraziamo di averci seguito. A presto, Denise Arcieri. Avete ascoltato Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.